Ringraziamo ovviamente le Cheerleader Italia e siamo terza parte Toro contro Juve qui al Museo dello Sport e ci ha raggiunto Elena Del Greco, direttrice di Ecco, questo ricordiamola, bellissimo siamo nella museo. sala delle emozioni. Sì, Io ho certo. davanti il casco di Senna, tutto ricordiamo, anzi, siccome Google gli ha reso omaggio giovedì scorso perché l'home page di Google del 21 marzo celebrava i 54 anni di nascita di Ayrton Senna, poi il 1 Certo. maggio per i 20 anni di scomparsa ci saranno importanti celebrazioni. Sala emozioni Museo dello Sport, ovviamente ci fa molto piacere. Poi siamo dietro alla locandina di Fuga per la Vittoria e di Miracle, il film che ho visto l'altro giorno, finalmente, su tua indicazione, molto, Molto molto bello. bello, molto bello. L'hanno trasmesso lo scorso giorno. Ti chiedo a te, allora, tu, grande tifoso del Torino, possiamo dirla, Assolutamente sì. insomma, cosa ne pensi di Immobile? Penso tutto il bene possibile. E cosa ne pensi di questo campionato del Torino? Dicevamo, è il migliore degli ultimi 20 anni, perché in effetti salvi già a marzo, dopo anni tra A e B, è comunque una bella soddisfazione. Assolutamente, io credo che il Torino quest'anno sia andato forse, non dico oltre le aspettative, perché le nostre aspettative dei tifosi sono sempre quelle di arrivare primi o secondi. Diciamo che veramente ha fatto un campionato bellissimo, non potevamo immaginare di avere due giocatori che fossero capocannonieri del campionato italiano, visto che di fronte hanno giocatori di altissimo livello. E direi che siamo assolutamente, almeno io sono assolutamente soddisfatta. Credo che la salvezza sia stata raggiunta. Adesso potrebbero giocare e mi auguro per divertirsi. Di Cerci spero e penso che rimanga con noi. Di Immobile anche, ovviamente, perché non Ecco, solo dovresti scegliere perché uno dei due perché adesso. ah, non scelgo uno dei due, cioè sinceramente non riesco. Io dico che per avere una squadra di un certo livello non devo scegliere tra uno dei due, devo avere tutti e due, sui quali poi costruisco sicuramente forse un centrocampo magari un po' più forte, perché sappiamo che dal centrocampo parte tutto il gioco, quindi io me li tengo tutti e due io. Poi naturalmente il Torino Calcio dovrà fare i conti, no? Sì, ma in realtà sono i giocatori che fanno più conti. Ti chiedo invece, visto che siamo al Museo dello Sport, quindi questo stadio olimpico, quindi siete coinquilini, possiamo dire, del Torino, Assolutamente. mi ricordi, cioè ricordi i telespettatori che già lo sanno, questo accordo che avete col Torino importantissimo che riguarda i Sì, tifosi del sì. Torino? Io devo dire che grazie proprio al presidente Urbano Cairo siamo riusciti a raggiungere degli accordi diversi. Uno su tutti è quello di per gli abbonati del Torino e per chi ha il biglietto della partita della settimana, ovviamente, per cui adesso chi ha Torino-Livorno. Potranno venire a visitare sia lo stadio che il museo al 50% del costo. Quindi questa è Accidenti. una. Sì. Quindi basta esibire o l'abbonamento. Basta esibire o l'abbonamento o il biglietto della partita. Questa è Ah, una delle perfetto. cose. Poi durante le partite abbiamo il nostro. Facciamo vedere, cioè parlano lo speaker, parla del nostro museo, sono andate Sì. in onda delle immagini. Presidente, devo dire che è molto vicino a questa situazione, al museo in generale. Bene, bene, bene. Senti, adesso abbiamo Asti, ricordami la scaletta. Petrachi, sì. Petrachi, allora, perché c'è stato Petrachi che ha parlato nei Viaggio giorni Sud America, scorsi, caccia di talenti, a no? Calci Talenti, oltretutto, lo direi tu, ma già lo anticipo, ha incontrato, e questa è una cosa davvero curiosa e importante, ha incontrato a Buenos Aires, casualmente, prima di una partita, Amadeo Carrizo, che non, magari non vi dirà niente, ma è stato il portiere della River Plate dal 45 A al 68, 69. Ed esatto, è stato il grandotto. portiere che ha difeso dunque i pali del River Plate nella famosa partita col Torino Simbolo del 26 maggio 49, e quando ha saputo di essere nello stesso stadio di Petrachi ha voluto conoscere Petrachi, Carrizo davvero un grande simbolo del calcio argentino e si ricorda quindi co anche con così grande affetto del Torino. Vediamo la clip allora. Esattamente, adesso andiamo a sentire il direttore sportivo del Toro Petrachi, che è tornato da pochi giorni dal Sud America, dove con l'osservatore Granata in loco Zavagno ha seguito molte partite alla ricerca di talenti da portare al Torino. Grande interesse ha suscitato un giocatore paulista, Maxi Rodriguez, ma No, in sentiamo realtà chi. gioca la Paulista, invece Max Sì, Rodriguez siamo invece all'altra Paulista. pista, quello Esatto, bisogna ancora uruguaiano vedere che gioca Max. nel Gremio. Ma sentiamo appunto Petrachi che ci racconta la sua tournée in Sud America e ci svela appunto di aver incontrato Amadea Carrizo, come hai detto tu. Sentiamo il servizio. Ma innanzitutto è una cosa era abbastanza programmata, anche se poi sostanzialmente qualche volta è stata rinviata per ovvi motivi, però
Però diciamo che era una cosa che era già programmata. Sono andato su innanzitutto per vedere il lavoro svolto da Zavagno e anche verificare alcuni giocatori che attraverso naturalmente il portale di Wyscout siamo riusciti a vedere insieme il nostro Salvatore Cavallo e quindi verificare proprio dal vero ciò che insomma si era visto di interessante. E la cosa appunto più importante è quella che poi il campo ti dà altri tipi di parametri, altri tipi di valutazione. Sempre veramente importante capire e vedere i giocatori del vero, perché comunque ti rendi conto di tante cose che il video sicuramente non produce. Ma in realtà ero partito con qualche certezza. In realtà, paradossalmente, una certezza che avevo sinceramente è stata un po' una mezza delusione, ma non per il livello del calciatore, ma perché caratterialmente, appunto, vedendolo nell'arco dei 90 minuti, ti rendi conto poi che il carattere è predominante, no? E quindi pensare di portare un giocatore che può presentare dei limiti caratteriali a Torino ti fa molto riflettere, al di là delle indubbie qualità tecniche che questo ragazzo poteva avere. E in realtà poi magari, come spesso accade, vai per vedere un giocatore e in realtà poi ne scopri un altro o quantomeno fai altri tipi di valutazioni. Certamente anche per il mio modo professionale di lavorare è stato un arricchimento importante. Perché ho visitato dei centri sportivi, ho conosciuto agenti, ho conosciuto altre persone, insomma, ho girato abbastanza e quindi mi sono reso conto anche della realtà che c'è, no? Il campionato argentino presenta delle situazioni sotto il profilo tattico molto, molto diverse rispetto all'Italia. Il Brasile è già un'altra cosa e l'Uruguay forse è una via di mezzo fra queste due realtà. Quindi tre campionati diversi e con sicuramente dei giocatori interessanti che poi naturalmente devi capire se si possono adattare nel nostro campionato. Fa strano vedere come in un campionato come il Brasile ci siano pochi allenatori europei. Diciamo lì sembrerebbe che molti non si assumano le responsabilità e i rischi di prendere degli allenatori europei, perché secondo me ci sono tanti giocatori, però alla fine tatticamente c'è molto da lavorare su certi tipi di giocatori. Giocano molto distinto, gioco abbastanza anche lì maschio, però giocano molto distinto, quindi forse se. Ma questi sono miei pensieri, insomma, c'entrano poco. Se magari arrivasse qualcuno che affrontasse il discorso tattico, magari si potrebbe avere ancora più materia prima, perché magari il giocatore arriverebbe più pronto, no? Sotto il profilo tattico. Però sicuramente il Brasile, forse a differenza degli altri paesi, è quello che se ti vai a vedere una partita di Serie B del campionato paulista, può capitare che di vedere un giocatore importante. Aguirre è un nome che è uscito, è un ragazzo che noi abbiamo seguito, che voglio dire, si sa che è un giocatore molto interessante, però diciamo che il mio viaggio in Sud America e in Uruguay non è stato fatto per Aguirre, c'erano altre situazioni che sto portando avanti. E che ripeto, su alcune ho avuto delle certezze, su altre ho avuto qualche dubbio, come anche normale che capiti. È stata bella perché obiettivamente entrare e vedere le bandiere granate, insomma, è stata ecco, era come ritornare a casa, è stato bello. Poi devo essere sincero, ho avuto anche un incontro con Carrizo, il portiere storico che fece la partita. Sì. E parlando del Torino si è commosso, è stato molto bello perché forse mai come in un'occasione, avendo una persona che ha vissuto quei momenti, parlo di generazionali, ho capito quanto
fosse importante il Torino anche dall'altra parte del mondo. E quindi lui diceva che quando c'è stata da fare questa partita sono stati tutti quanti vogliosi di poter fare qualcosa per quello che era successo. Quindi, a parte che era una bestia, un Marco Antonio, ancora una persona che forse avrà un'ottantina d'anni, ma si manteneva benissimo. L'ho conosciuto nel... Sì. È un fenomeno, sì. È una persona abbastanza, cioè, abbastanza sveglia, nonostante la sua età, è molto, molto dinamico, era lì a fare ancora autografi e foto nell'area hospitality. E quando appunto ho saputo che ero il direttore del Sportivo del Torino, mi ha voluto conoscere a tutti i costi, e quando ho realizzato effettivamente è stato un bel incontro, insomma, ecco. Sì, diciamo che la voglia e la volontà di poter fare qualcosa c'è, e c'è qualche giocatore che effettivamente potrebbe essere interessante per il Toro. Però, come ho detto prima, non voglio illudere nessuno, perché non è corretto, non è giusto, e ci sono delle situazioni per cui adesso ho dato mandato agli agenti con cui ho avuto degli incontri, mi sono incontrato, di iniziare a portare avanti delle trattative. La mia volontà, come quella anche del presidente, a cui ho comunicato tutto insieme all'allenatore, è almeno di poter portare un calciatore sudamericano qui da noi. Quindi l'obiettivo è quello lì, spero e mi auguro di poterci riuscire, perché poi alla fine, appunto, essendo stato un viaggio abbastanza importante, spero poi anche personalmente di raccogliere i frutti del tanto lavoro svolto, perché ho visto due partite al giorno, si facevano, insomma, si girava tanto, ecco, si è stato veramente poco tempo per, come diceva Bon Turco, prendere il sole, perché sinceramente il sole non l'ho visto e non ho fatto né nulla. Allora, abbiamo visto dunque Petrarchi barba lunga ma pallido, quindi ha lavorato veramente in Brasile, non ha certo preso il sole. In Argentina, Brasile e Sud America. Mi sembra, Giorgio, che sia rimasto più colpito dai giocatori dal calcio brasiliano che da quello argentino, e anche se poi il Torino ha pescato anche in Uruguay. In effetti si parla di questo Maxi Rodriguez, questo esterno d'attacco del Gremio, che potrebbe sostituire eventualmente la partenza di Cerci. Sicuramente però è stato anche importante tessere rapporti in Sud America, perché lì sono tanti talenti e magari non ci sono i procuratori così bramosi di soldi come in Europa o in Italia. Ma insomma, quello può darsi, non lo so. Quello che mi ha colpito è stata la differenziazione che fa sui tipi, il modo di giocare che c'è Argentina, Brasile, Uruguay, e soprattutto che comunque ha rimarcato il fatto che prendere un giocatore da quelle parti lì non è semplice, perché ci sono la società, i procuratori e i proprietari, insomma, e quindi se non vai lì sul posto è difficile che riesci a tessere la tela giusta per portarti via il giocatore che ti interessa. Pare che abbia visto delle cosine interessanti, e speriamo di vederle noi il prossimo anno nella nostra squadra. Chiedo appunto al grande tifoso onorevole Giorgio Mello cosa ne pensa di questo tournée in Sud America. È importante che il Torino si faccia conoscere nel mondo, giri il mondo anche di persona, perché poi sì, ci sono i filmati e i video, ma poi i giocatori vanno visti di persona. Sì, credo che sia un tassello importante questo, perché dimostra che la società vuole essere una grande società, almeno potenzialmente, no? Perché uno che va a cercare giovani talenti in giro per il mondo conferma che questa società guarda in avanti e non si limita a gestire l'ordinaria amministrazione. Tutto questo credo che sia un elemento che rafforza quello che dicevo prima, cioè che siamo sulla strada della crescita e non sulla strada che guarda solo il passato. Mario, cosa ne pensi? Beh, sappiamo che tu con Petrarchi hai grande stima ed amicizia, e quindi insomma immagino che questa tournée sia stata, se ne parlava da tempo, poi ci voleva un periodo medio-lungo, il Torino ha già Zavagno in loco, è importante però insomma che ci andasse anche Petrarchi.
Ma guarda, io ti posso essere sincero, e sono 50 anni sono dietro al Torino, sono stato in società, ho fatto tantissime cose per il Torino assieme, ma da tifoso ti posso garantire, e da presidente di club, ho sempre cercato di avere un rapporto molto schietto con gli allenatori e con i direttori sportivi. Se ho una grande amicizia con queste persone perché so come bisogna comportarsi con loro, perché loro ti danno amicizia se tu ci dai credibilità. E io penso di avercela da dare. Allora, io dico che Petracchi ha fatto un grande lavoro con Zavagno. Ti posso anche garantire che c'ho un messaggio appena arrivato da lui, che questa settimana mi spiegherà un po' delle cose, come sono state nel suo lavoro a cercare talenti in giro per il mondo. Sì, che ti dice Mario Cacciolato, no? Adesso dobbiamo andare però in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo con Toro contro Juve. A tra poco.